Buonasera, un cordiale benvenuti dallo stadio Amilcare Doninelli di Gottolengo. Siamo a bordo campo e le squadre si stanno scaldando, siamo collegati, la partita è Gottolengo-Mentuccia e a fianco a noi lo ringraziamo Paolo Cicogna. Buonasera Tommaso, grazie di avermi invitato. Una serata magnifica. Assolutamente, direi una serata per giocare al calcio. Clima ideale, primaverile, il campo in condizioni perfette, la partita ha un peso specifico, inutile dirlo Paolo, strepitoso. Assolutamente, devo dire che abbiamo lasciato all'andata un campo che probabilmente era un pochettino più in difficoltà. Oggi invece devo dire che forse anche per il bel tempo di questi giorni abbiamo sicuramente un ottimo terreno di gioco e sono sicuro che i miei compagni sapranno farsi valere su questo campo ostico e direi anche agnostico. Sì, mi dai un assist perché è notizia di questa settimana che la squadra dei Balconi Fioriti quartiere Fiorente, è stata squalificata dal torneo per comportamento illecito, una delle piaghe purtroppo del nostro calcio. Questo aggiunge, se possibile, pathos a questa partita che già di per sé non ne aveva bisogno, ma adesso è un vero scontro salvezza. Guarda Tommaso, devo dire che la notizia arrivata in settimana e scoppiata veramente in settimana porta questa partita ad un livello assolutamente di spareggio. Sia la Mentuccia che il Gottolengo si trovano in una posizione pericolante, la Mentuccia viene comunque da delle buone prestazioni, da ottime vittorie, si troverà purtroppo a perdere probabilmente 3 punti per colpa di questa drammatica situazione del quartiere Fiorito. Il Gottolengo non ne perderà, quindi probabilmente ci troveremo già da giovedì a pari punti, chiaramente senza tenendo conto questa partita, di come ecco, ma questa partita. Ti voglio chiedere, tu che vivi all'interno, diciamo, gli umori di questo spogliatoio, come è stato vissuto dopo una settimana piena di euforia per la vittoria in trasferta della scorsa settimana, una notizia tanto destabilizzante che potrebbe essere una bomba sganciata a questo momento del torneo? Devo dire che effettivamente tutti i giornali hanno dato ampio risalto a questa notizia. Lo spogliatoio ha vissuto inizialmente con un po' di paura questo tipo di notizia, ripeto, drammatica per certi aspetti, ma sono sicuro, ho visto anche la capacità di mister Capoferri durante gli allenamenti di questa settimana, è riuscito a spronare i nostri ragazzi, i miei compagni, e sono sicuro e ho visto delle facce determinate all'ingresso ecco, degli spogliatoi. Tu che sei forse il decano di questa squadra, essendo tantissimi gli anni di militanza, tanti sono i compagni che sono passati, forse il filo conduttore è proprio questo mister che, nonostante tanto tempo su questa panchina, trova sempre gli stimoli nuovi per continuare. Ecco, quanto è importante in un momento come questo una guida sicura? Devo dirti la verità, i giornali nelle scorse settimane hanno parlato di un possibile avvicendamento in panchina, infatti si era proposto ai clamori della stampa il nome di Mario Montorfano, grandissimo giocatore della Cremonese, che essendo di Montirone si era comunque candidato alla possibile sostituzione. Il mister ha avuto la capacità e la forza di riportare la squadra a un livello atletico, tattico e anche di risultati. Ecco, ma in questo quanto dell'attaccamento alla maglia ha portato alla reazione della squadra e quanto invece magari proprio giocare per questo mister ha inciso sulle ultime buone prestazioni? Tommaso, tu conosci il mister ha sicuramente un carattere coriaceo e il suo carattere coriaceo, le sue sfuriate anche, devo dirti, perché spesso, come sai, le cose rimangono sempre negli spogliatoi, ma io, avendo vissuto lo spogliatoio, spesso questa capacità di mister Capoferri si è proposta e ha dato la possibilità proprio di poter riuscire a superare l'ostacolo ogni volta. Quindi abbiamo perso tante partite, ma da qualche settimana stiamo vincendo ed è molto importante il suo apporto. Una piccolissima digressione tecnico-tattica prima di andare in pausa e poi ritrovarci all'inizio della partita. Le indiscrezioni ci dicono, tu forse potrai confermare, che il mister abbia scelto per oggi una formazione sulla carta prudente, cioè un 5-3-2 che si porta in 3-5-2 in fase offensiva, che dovrebbe puntare molto sulla poi forza atletica di quella che è l'attacco della Mentuccia, che ha in Orrua e in Bocelli due elementi che fanno della potenza e della capacità di andare in profondità la loro caratteristica. Ecco, ti chiedo, la domanda è:
quanto rispetto c'è dell'avversario da parte del mister e quanto invece ha influito anche qui la notizia del quartieri fioriti sulla scelta di come scendere in campo. Guarda, rispondo alla tua prima domanda. Sicuramente, essendo stato con i miei compagni fino a pochi minuti fa e avendo assistito alla preparazione tecnico-tattica della partita, sicuramente partiremo di nuovo con il collaudato 5-3-2, che come giustamente hai voluto far notare diventa un 3-5-2. Abbiamo delle, purtroppo delle grosse mancanze, non posso dire la mia naturalmente, ma contemporaneamente a, appunto alla mia mancanza c'è anche la mancanza di Giovanni Maifredi, il capitano, la bandiera, la persona importante, una seconda pelle, abbiamo tutti la seconda pelle, è chiaro, come Mentuccia, ma la vera seconda pelle è Giovanni Maifredi, l'importanza del capitano, le sue capacità tattiche, le sue capacità... Ecco, che pensi che all'interno di questa squadra, con l'assenza di due o tre senatori, come tu li hai giustamente definiti, possa essere raccolta? Assolutamente importante il rientro, però nella mancanza, appunto come dicevo, nella mia mancanza e quella di Maifredi, sicuramente di Davide. Davide è sicuramente Davide Agosti è sicuramente un giocatore dove? È un giocatore di categoria e sicuramente il suo rientro, il suo spostamento come libero sarà determinante, molto determinante Federico Batti davanti alla difesa, così come credo sia determinante Federico Bocelli con i suoi gol, è ritornato, ma non sottovaluterei, e qui ti do una chicca, l'ingresso di Riccardo Ragnoli, che l'ultima partita ha avuto la capacità di segnare. Abbiamo visto un Ragnoli finalmente più tonico nell'ultimo ingresso, c'erano state delle contestazioni, lui ha risposto alla grande e con un'esultanza che faceva capire: ragazzi, sono ancora qui. Ragnoli è un senatore come noi, come me, come Giovanni Maifredi, è sicuramente un senatore. Il suo gol sicuramente gli ha dato una nuova giovinezza, non possiamo chiaramente contare sulle sue capacità atletiche o sulle capacità atletiche che Ragnoli aveva quando era un ragazzo, però la sua esperienza, la sua sagacia, il suo dinamismo un po' camaleontico, chiamiamolo, sicuramente sarà importante per un secondo tempo in cui la Mentuccia potrebbe trovarsi in difficoltà. Nel salutarvi vi ricordiamo ore 21 Gottolengo Mentuccia, pari punti, uno scontro salvezza, una sfida da non perdere qui su Odio Piccolo TV.